Amici, fratelli, sorelle. Sorelle, fratelli, amici. Parenti, parenti, amici. Allora, siamo qui. Ciao Mirko 93 nella farm di Mirchietto Pall, l'Italian Pall, nella puntata numero 7 milioni 400 e passa. Allora, Mirchietto, cosa faremo di bello stasera con Michele che ce l'appoggia? Ciao, Waira. Allora, intanto Michele non ce l'appoggia, ma Michele ci aiuterà. E tanto a Michele gli ho già spiegato cosa c'è da fare, mentre io e te, lui lo mandiamo a trebbiare, così lo diciamo. EA Sports, Tune Games. Mentre io e te prenderemo questi due bei John Deere e andremo a caricare le balle, perché non ho fatto in tempo a caricarle. Che emozioni. Andiamo a caricare le balle. Che emozioni, Mirko, quindi, che emozioni. Mi chiamale se vuoi. Allora, Robertino. Diga. Mi sono fermato, perché ovviamente ho bisogno di informarla. Che io avrei potuto mettere l'autoload al carro, ma ovviamente sono bastardo dentro e quindi faremo il caricamento manuale, ma quantomeno le forche sono autoload. Ecco, quindi già qualcosa. Sì, perché mi sono accorto che mi piace farla impazzire. Eccolo, e mi ha lavato il trattore. Olè, sono passati 2 minuti. Iniziamo bene. Prima clip della serata. Aspetta, ecco. C'ho tutto, sì, tutto. Che Michele, orco. Ma è estate, fa caldo, ho bisogno di stare un po' al fresco. Aspetta, non l'avevo visto. Ciao Tillo. Vero? Non l'avevo visto. Sarebbe preoccupante. Vuole una pinta? Allora, inizia a premere control destro e F9, se c'hai Instast, spero. No, niente, è già riuscito, niente. Allora, ecco. Appena sentito che doveva premere i tasti strani, ha trovato tutta la forza che gli serviva per uscire da solo. È partito 99 cime, ballavano sul letto. Oh, Mirko mio. Che si... Non è la pentolaccia. È quella che si rompe con un bastone da bendati. No, tipo... Sarà un tegame di coccio. Ah, ecco. La pentola di coccio. Ok. La pentola di coccio c'ha un buco nella gomma. Allora, la ripareremo con il Kewingu. La canta voi. Niente, Mirko, non. Non ne vuole sapere? Non, io non so più il sapore che ha. Sono molto abbattuto. Sì, sono molto abbacchiato. Sono un piccolo abbacchio che fa. È un recipiente in terracotta, dice Trebbia. È quello che si rompe quando, cioè, praticamente voi in casa riempite sto coso de fave, lo attaccate sul soffitto e poi lo rompete col bastone e poi quando casca lo mangiate, giusto Michè? Non penso funzioni proprio così. No, non si rompe. Anche perché quello che si rompe è fatto di carta pesta, quello se per romperlo, insomma. Ma grazie Trebbiuccio, grazie Trebbiuccio. Comunque le alici marinate sono molto buone. Sono molto buone. Le alici marinate sono molto buone. Le alici marinate. Solo che mettono un po' d'arsura a sto periodo. Giusto un pelo. Un pelucchio di arzura. Ma a me i trattori piacciono tutti, non solo i John Deere. Sì, però c'è da dire che l'abbinamento verde-giallo è molto bello. Sono molto in realtà. Sono molto belli i John Deere, a me piacciono, però diciamo come mi piacciono tanti altri. Michele mio. Vai, Roberti. Ci sono da. Anzi, a parte che possiamo fare pure una cosa. Diga, signor, diga. Ne porta un'altra te, carica te stessa la forca. Diga, signori. Diga 33. Diga, attento, diga. Attento. Duca. Aspetta, amo, che pure io carico. Vadi. Però facciamo il giro più lungo, almeno non passiamo dalle sbalde. Cismi bellissimi.
dentro di me cellule di materia in putrefazione. Allora, senti, intanto, benissimo, sono ufficialmente in ferie e vai. Quindi da oggi che è? Da venerdì a venerdì, Brendino. Sentite il rumore di Brendino che è in ferie ed è contento e festeggia. Stava battendo le mani, Certo, perché avevate capito. No, io specifico. Intanto noi siamo al terzo monitor, qua. Robertino, passi largo, passi largo, passi largo. Bravo, vieni qui da me, vieni qui da me. Pastinaca, pastinaca. Ciao, Mark Selvi! In questo qua, è autoload, Yo! Perché non ha presa la Ho capito, ma prima di tutto facci più piano. Secondo, quelle sulle forche le devi scaricare. Ah, ecco, ecco. 3 settimane, un mese. Allora, Brandy, tu stasera devi andare a fare follie. Dimmi. Me coglioni. Dimmi. Occhio, perché quelle dietro te le levate visivamente, ma può essere che non te l'abbia scaricate. Guarda. No, tutto vuoto, è tutto vuoto. Mirchetto. Sì. 3 settimane di ferie a Brandy, un commento. Ok. Buon per te, Brandy. Le vorresti 3 settimanine, perché... sì, guarda, ma non vedo, mi basterebbero anche le mie 2 che ho a fine luglio. Quindi Brandy fino a luglio ormai sta proprio pronto per livrarmi. Beh, ci sta, ci sta, Brandino, ci sta. Anche no? Se purtroppo dovevo andare in Puglia, ma non ci andrò. Non amarmi. Solamente per il gusto di baciarmi. Ma chi è che ti bacia? Ma non lo so. Ecco, infatti. Nel multiverso qualcuno lo bacia. Dove pare, ma no, addosso al negozio questo, mio. Questo. Ci stava. Questo. Federico, io non lo so, lavorava stasera, no? Lavorava? Sì, ha detto che veniva, ma non sapeva. Ah, faceva il pomeriggiano reggiano. Non sapeva a che ora sarebbe venuto e neanche di che ore sarebbe arrivato. Sì. Roby, prova a vedere se ora te le fa attaccare. Non ci incassa niente, no. Ma provate a darti per... No. Allora. Scusami, faccio io. Whisky Sposchi. Comunque, se vi interessa, qui da me c'è l'inno nazionale tedesco. Non spoilerate, scusa, niente, Tommaso, sulla partita, mi raccomando. Ciao, il frano, dimmi. Posso proporre un test così al volo, giusto per curiosità? Sì. Ma perché non li noleggi un carro per le balle normale e vediamo se con quello riesce ad allacciare i nastri? Per capire se è la mod o è un problema del gioco. No, ma può essere che è la mod, perché anche a me me le fa allacciare. Però io ora li vado in soccorso. Certo che se anche te poi ti metti storto così, è normale che quando le sganci esplodono, Bestia. Datemi un attimo, Dai, te l'ho agganciato. Non restare chiuso qui. Giampiero. Ci sto provando. Non è una democrazia questa, le manifestazioni d'affetto verranno punite. Non date i bacetti a Micheletto che vi sospende. Micheletto non vuole i bacetti, è ano affettivo. Sempre e comunque. È ano affettivo, Michele. E che se parla di donne, voglio sperare. Beh, sì. Lui è ano affettivo sempre. Allora, no. Non ti vorrei dare una brutta notte, ma ti sono cascate le balle. Ma mo con le cinghie le... Potrei... Stasera no, Tillo, c'è TS il mercoledì solitamente, tranne i cambi di programma. Però nella stessa live si fa un gioco solo, No, serie, per carità, no. Evitiamo.
Ragazzi, c'ho già i miei problemi. Ecco, infatti sto per dire, il silenzio di Robby mi inizia a preoccupare. Silfrano, ma tu sei il mandante, per cui tu verrai punito. Robby, fai una cosa, attacca un attimo il carro e slacciami le cinghie. Casino, sta fa, mamma mia. Attaccati al carro. E pensate chi fa c'è chi fa ste cose proprio... Cioè, quando gioca sempre così. Cioè, io avrei già disinstallato tutto. Beh, già Serena, come l'hai scritto dopo... come l'hai scritto dopo, va meglio. Cioè, io e te facciamo i telecronisti, non parliamo. Già, cioè, dico, non giochiamo. Già... è più fattibile. Ma cosa? Ma non lo so, Serena, non lo so. Non lo so, non sottovalutare. Serena dice, almeno ci sarebbero risate e non brontoloni con le gare de balle. Non io lo mi so. Astengo. No. Non lo so, non lo so. No, no, io non ne sono per niente sicuro che non ci siano brontoloni. Però volendo c'è la mappa della League. C'è anche il camion dei pompieri. Madonna, raga, ma che saranno i primi caldi? È la menopausa. Ah, ok. Teoricamente dovrebbe essere l'andropausa, ma comunque su dettaglioni. Ma vabbè. Ah, ok, io pensavo brontoloni del stile che tipo bana quando qualcosa non gli riesce, capito? pensa un bana che fa la gara di balle e perde. Esplode. Ma senti, io sono sicuro che il bana avrebbe preferito sicuramente fare ora, per esempio, questa lavorazione che i vigneti, quindi può essere che la gara di balle tra di noi forse la faccia anche così, usa la cloche, poi sentiremo lui quando viene, se viene. Mamma mia, Mirko, lega e poi cagliatevi l'altre sulla forca. Andiamo a... Io ho freddo ai piedi, i cammelli sono già andati via. Beato te, prendi. Cos'è freddo? Questa parola strana, freddo. Io ho una domanda. Uh-huh. Ho scaricato nel carro due volte 5.000 litri. Con la trebbia piena. La trebbia piena che porta 18.000 litri. 18.000 no, litri per 2 ne fa 36.000 litri. Com'è possibile che il carro abbia 36.004 litri? Da dove sono finiti gli altri 4 litri? Ho sbagliato io, sono è moddato per carro lì. Ciao, okay. Marco Puzzolo. È un silo. Ma è uscita della vena da dove non sarebbe dovuto uscire. Mica, non te sto a capire, non lo so. Quanto ti preoccupa? 99, sì. Allora, sulla... Va tutto bene. Sorridi e non esci. Ciao Marco. Vieni Miki con me. Ma che cazzo vuoi? La trebbiatura, la gara di balle, insomma, non sarebbe male, visto che quando non si parla di farming c'è il deserto. Ora basta e chiudo il discorso, dice Serena. Stasera gioca Germania-Scozia, Serena, iniziano gli europei di calcio. Però posso dire che io in questo eventuale mini torneo di farming, io in realtà vi vorrei vedere sia te che Serena in gioco. Io sono abbastanza, vabbè, mo perché si tratta di YouTube Serena, ma sapete che io sono abbastanza contrario ormai ai giochi di, come si dice, mica, competitivi, perché purtroppo la gente non riesce a non trasformarsi come Giovanni, cioè presente Giovanni quando faceva Braccio di Ferro con i bambini, ma poi, vieni, ma chi sono? Ecco, quindi a me dà siccome a me dà fastidio tanto sta cosa... E quindi preferisco evitare ogni tipo di competizione. Pure io, Serena. Pure io, siamo in due. Non lo so, non credo che ci stanno cambi di regolamento. Non ne ho sentiti.
quando la nuova avventura con Italia Rice, bella cosa, può darsi anche domani, però io prima devo testarla, capito? Devi rivedere il vecchio trailer. Ma no, ma poi bisogna vedere di quel video quante cose sono state veramente implementate e poi cambiate, perché ricordatevi, sono passati 2-3 mesi e tante volte la mod è tornata indietro, quindi è da spurciare. Domani mattina, che è sabato, c'è Stefano e niente, quindi me la provo io poi in single. In single. Oh, grazie Trebbi, agli occhietti. Aspetta che metto gli occhietti, guarda. Sere, guarda gli occhietti, che carino. Che carino, che carino. Io tifo Germania per Kroos e Rudiger, dice JD. JD, ma lei mi tifa sempre cose strane. Come fa a tifare i tedeschi? Allora. No, ma così ad occhio mi sembra ci siano le stesse cose che erano state annunciate in Italia Rise, dice Pierzi. E allora meglio, so un pochino... Però veramente io non scherzavo oggi sul gruppo abbonati quando ho detto devo andare a rivedere il video, perché non ricordo. Non ho memoria. Sì, ho capito, e tifi giocatore Real, GD, ma non è che io tifo la Francia perché c'è Teo Hernandez, capito? Te voglio dire, cioè... ma chi se ne... Se no famo, capito? Dove vai? Come dove quando vai? Si tifava l'Argentina per Maradona, insomma, via. Oppure l'Uruguay per perché c'era Rubens Sosa. Ti fa tanto male se ti dico chi... Rubens Sosa, no vabbè, quello ci sta che non lo conosci. Calciatore anni 90. Il trattore con gli occhietti mi ricorda Bob e l'aggiusta tutto. Michè. Bellino. Vieni Miki con me. Alberi decorativi. Il tappeto volante era una trasmissione con Luciano Rispoli. Bravo, bravo JD. Bravo Robertino, invece. Poi dice Nolo Limoni. Per il gesto tecnico. Salute. Ma io con l'autolod ci so fare, ecco il resto. Che... No, è nelle partite nostre che magari ti applichi un po' di più, nelle tue te ne sbatti di più perché sì, ovviamente vero. La partita è tua. È vero. Sì, esatto. E non c'è poi nessuno che ti rompe il capo. Quando ci fai le sue serie su YouTube, non ha nessuno con cui può fare le cagate più tali e... Allora, sono punti di vista, gioca come gli va. Ma sì. Allora, io adesso voglio capire, dato che ho sentito che parlavate di un albero di mele che fa il succo d'uva, sì, in effetti succo di mela, succo d'uva, uva passa. Dove cazzo la pigli l'uva? L'uva passa è quella che tu produci su farmi? Saluta, sì. Dall'uvetta, sì, ma con l'albero di mele so ci incastra. E appunto. Tu Federico, l'uva quando passa la piglia al volo e ci fa il succo. Tutto il più potevano fare la fabbrica di mele cotte. Sì, no, infatti. Cioè, che fanno bene pure perché è stitico. Aveva più senso sicuramente. Vabbè, vieni impennodiato perché te ne ha spawnato un altro. Secondo me esplode il cesso in quella casa. Vai. Tra l'altro è uscito anche il man che non so come scarica e come si carica, però è carino. C'è un pallet intruso. Sì, ma non ti preoccupare, tanto le portiamo tutte nel deposito. Carica tutto alla cazzo, vai. Among Us Pallet Edition. Questo camion qua è nel pack Autoload Transport. Cosa pack. È successo? Sì, non ti serve. Che fa domanda? Non credo doveva caricare proprio così. No, ai suoi tempi. Poi ha caricato quelle che c'erano della serra e quella che è. Sì, no, micro. Ai suoi tempi il gioco. Sì, micro. 40 candeline mi ha chiesto. 6 minuti di lavoro, 40 candeline. 40 candeline. Ah, ok. Ah. No, non avevo capito cazzo erano 40 candeline. Tra l'altro bellino anche il man di Black Sheep, così. Mm.
Ciao Salvatore. Meglio 40 candeline che 40 sceme di... È vero, no. anche perché non potevo più scaricare, si era rotto il galleggiante della cassetta del water. Comunque l'Unimog penso sia uno dei pochi mezzi recenti che ha fatto il mob. Sai che qualsiasi cosa sia successa è successa involontariamente, sì. Cioè? Non so, passato apposta sul trigger. Io sono rimasto pure male. Comunque, se te slacci non te le dà più, ma si bugga poi, perché gli rimane sul carro. Se slaccio? Sì, hai levato i lacci? Sì. Boh, non lo so, Mirko, non mi ricordo. Sì, boh. No, però a destra non gli dice nulla di caricare. Non l'ho mai aperto. Perché a volte... in gioco. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove deve essere arrivato di nuovo. Chi ma... Devo chiedere pure il cancello. Non lo so, JD, non sto a guardare con un occhio qua, un occhio là, non lo so, amore. Cosa sta accadendo? Cosa sta accadendo? Amore, non lo so, amore JD. Potete baciare JD? Bacialo tu. Il nostro Michele. Bella domanda, ma quanti palle hai da spostare? No, quelli dell'altra serie me le sono già fatti io. Ah, ecco. Eccolo. Meno male c'era il pozzo, se no ci pigliavamo pieno. Quello è il pozzo dei desideri. No, quello è il pozzo antirobi. Vieni, Banaco. Ecco, adesso ci ha preso. Io te l'ho detto. Qualcosa di più alta con la sicurezza. Sul tappeto volante. Te lo arrotoli il tappeto. Poi te lo metti dritto nel. Federico. Vieni, Federico, ribalta. Con me. Sul sedile posteriore di una volante. Allora. No, io devo schiaffare con te. Guarda, proprio. 6 minuti e 40 euro con un'ora di lavoro di conferenza della scheda video. Bravo. Per i miei confronti. Sì. È stato già arrestato. Mirchetto, ma queste sei roba tua? No, sono della No Man's Land. Fanno parte della No Man's Land, eh? Scusa Trebbia, devo ringraziare Diego, Mirko. Scusa Trebbia, devo ringraziare Mirko che ha mandato l'esplosione, grazie. Scusa Mirko, devo ringraziare Trebbia. Scusa Mirko, devo ringraziare Trebbia, grazie. Sì, no, ma continua a dare il look. Allora, puoi caricarti anche i fiori, direttamente. Sì, va. Il suo intento non era caricare i fiori adesso, il suo intento era ribaltarteli. C'è un rosso. Relativo. Ma perché c'hai? C'è un rossetto. Mirko, c'è un rossetto. Qualcuno ha perso un rossetto? Per qualcuno questo rossetto? Lo buttiamo via. Bettino? Roby ha spawnato i pallet. Beh, diciamo che era proprio d'assassino sta entrata, Un po' quelle che anche Fiori così non ha accettato qui. Che entra. No, vabbè, lascia stare. Sì. No, dai, se ne è accorto. Sì, perché c'è la visuale dall'alto, quindi vedi un pochettino. No, sì, ma vacci no. Sopra. Che poi quelle erano solo decorazioni, No, ma ha spinto anche gli altri palle. Adesso ci investe. Vai, Roberti, l'ultimo giro. No, non da lì. No, fai. Dire, se posso avanzare un po'. E che c'è a posto di quello? Ho messo a posto di quello? Ma non era... Ma scusa, ma non l'hanno mandata stamattina? Se non c'è più? Forse ci sta sta preparando altra cosa, forse? Non mi ricordo, raga. Sto preparando qualcosa, forse, se non lo sai tu lo devo Non lo io. So, raga, sono tutto confuso, è tutto... Boh. Forse Michele m'ha mandato qualcosa, ho detto, qui ci metto quella. Ah. Michi, addio, mamma mia, ma appena...
Ma ora che ci ripenso, ma te che punto sei? Mi sa che mi mancano due strisciate, massimo tre. Ok. Due strisciate. Robby? Dove va? Robby? Mo l'ho messo a 20 all'ora perché sennò qua non finiamo più. Aspetta, una... e niente, le cassette decorative te le sbatte via, sappilo. Sì, no, no. È così. Sì, ho capito che non accetta i fiori. Sì, sì, Gisma, lo so, grazie. Hanno capito tutti che non accetta i fiori. Ripassa di qui che ne spawnate altri due. Beh, oh, ma che borde. Mirko, apri l'editore e le cassette toglile dalla serra, perché... No, io se le lascio, di proposito. Tutti devono essere consapevoli dei casini che fa. Effettivamente non c'è più la GIF, quella Sire. E allora che cazzo ne so io? Cioè, non so lui quello che fa. Finito primo tempo, Mirko! Meno male. Alleluia. Oh, addio, addio, addio. A destra, a destra, a destra. Sì, get up. I'm a believer, I can fly. Guarda che è finito il primo tempo, non è che vi la spingo adesso. Non mi divertivo. Non mi divertivo. Non mi finire a Narnia. Non mi divertivo. Non mi divertivo così da quando ho fatto la prostata. Allora, aspetta che vengo su. Ma il tipo che te l'ha fatta aveva le mani su tutte e due le mani sulle tue spalle. Andiamo, va. Sai che noi siamo in mezzo qua pericolosamente, sì? Sì, ecco. Sì. Lo stavo tenendo sotto sinistra. Un vero camionista entra di retro a scaricare, vero Trebbia? Vero? Un vero camionista, prima cosa, segue la stradina alla patente. Esatto, a parte quello che dovrebbe essere la base a prescindere. E seconda cosa, al massimo, cioè, lo fa figo con un barralato dietro. Tu non hai niente. Allora, Robby, fermo. Lascia il camion lì. Fede, vai da Miche, così gli dai una manina. Robby, te con me. E tu sta al campo 4. Campo 4. Ah. Sì. E qual è la tua domanda, JD? Ma un carro così piccolo? Ah, giusto, è quello. Non la vedo la domanda di JD. Che domanda ha fatto a Mirko? Ma c'è la distruzione, eh? No. Michele, che... Dandini. Grazie Paolo. Grazie Paolo. JD dice: Mirchetto, quindi se sono quelle della No Man's Land, non ci sono a parte da mettere su altre mappe, giusto? No, perché sono dentro la mappa. Non è una mod. Landini, quello è John Deere. È impegnato. Che momenti. Cioè, ha avuto una difficoltà a trovarlo. No, ho sbagliato. Io sto giro. Vabbè, fermo di qua, attacca l'imballatrice. Non stiamo più. Figa. Me la sono fatto tutta a 10. Minchia. A parte che non so perché balla così tanto adesso. Sì, infatti, non lo so che c'ha sto trattore. No, lo so, lo fa sempre. No, fatto perché non sto neanche andando sulla lanterna di paglia, quindi è... Balla di suo anche sul pari. Tu praticamente JD. Tu puoi mutare il gioco e metti la Macarena e vai e cammini col trattore. Sì, Robby? No. Terza. Ma io devo capire se adesso c'è un'altra partita subito nel mentre che c'è una pausa o... No, perché finisce il trattore prima. No, stavo leggendo la Divina Commedia. Ciao Zaro, buonanotte. Minchia, che interesse. Buonanotte Zaro. Sognaci. Ma Trebbiuccio, no. Domani riposi, Trebbiuccio? Ce l'hai detto se te riposa domani, Trebbia? Ce l'ha detto? Non mi pare. Non sta venendo qui con quel coso, vero? Sì, sì. Sì, sta venendo qua. Vai, Federì, Federa.
Ah, domattina però... Trebbia riposa, eh? Oh. Allora domani però vogliamo... Io non so, tu a quanto vai? Prima, di, prima di partire imposta le balle a 2.40, per favore. A volte Federico veramente io non lo so. Sei fuori proprio di, come un balcone. Hai finito di scaricare? Michele? No. Stavo vedendo le lame. C'è sì, comunque, no, no, ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai a dire? Ma che stai a dire? Testa di cazzo. Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai a dire? Grazie Trebbia. Ciao Federico 06. Grazie Trebbia. Quanto aspetta? Trebbia mi dice ma che stai dicendo? Dai. 156.000 litri. In pratica dove c'è la farma dei trattori? O se per farti capire meglio sopra la casa? Secondo livello? Livallo? Livallo, sì. È un polivallo, è un polivallo, è un polivello. È un livallo. È un lavello. Un lavello. Che hai fatto? Dove è tutto? Un polivello. Ah, bello, bana, è laggato, mannaggia. Cioè, ma la voce o perché sono passato? Senti, ma c'è un carrellino per salata o vado su così? No, non vai da punte parti. Lascia tutto lì che poi do indietro. Dai, bana, vieni con me. Se vuoi monta con Roby e fai un po' di passeggero. No, quello è Michele, Massimo. Io no, 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 non ci tengo. Io in cabina a Formino vado da nessuna parte. Vuole un passaggio, Michele. Michele, puoi far passare il messaggio, no, vado... porca miseria? Sì. Voglio un Same Titan su console. Se laggate è colpa mia. Io ho 2 milioni sul conto, però vabbè, non è un altro discorso. Però attenzione che i Same vanno a fuoco, eh. Esatto. Sarcasmo. Non ve lo dimenticate, cioè, sto sarcasmo. Che c'è sempre chi non lo... C'è chi non lo capisce il sarcasmo pure se glielo dici. Sì, ma comunque era trattato da una storia vera, perché a Federico è andato a fuoco il... Sì, vabbè, pure mia cugina ha sgommato le mutande, però... Sì, allora... Bella, non è che... Per i problemi di... No, nel senso, non è che... Il fatto che tua cugina abbia smerdato tutto... Non è che tutte le... Proprio... No, voglio dire, non è che tutte le mutande si sgommano. Soprattutto non è che tutte le mutande si smacchino. Soprattutto non comprare le bianche a sto punto. E poi si buttano perché poi quelle ne smacchi più. Urca miseria. Io ero in mezzo alla strada e trovo qualcosa che viene giù di nero. Eh? È il John Deere. Ah, ok. Ci siamo incrociati. Non è che... No, non Federico, farmi dire cose che... Ma che disperazioni, dire, ho bruciato la frizione. Vabbè, te hai bruciato anche quasi le... Non stacchi il piede? Ma era un gioco, sono nato a fuoco.